Conclusa ieri, 8 settembre, la festa di Maria Santissima di Porto Salvo, patrona di Siderno. Un motivo di grande gioia è una celebrazione eucaristica in piazza Porto Salvo, con tutte le opportune misure a causa del Covid. Una celebrazione presieduta dal vescovo Monsignor Francesco Oliva. Un momento di festa della Madonna di Porto Salvo per dire grazie a Maria, nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia. Francesco Oliva a celebrare davanti i parroci Don Bruno e Don Giovanni, che lo ricordiamo, danno il loro impegno pastorale al servizio della comunità sidernese. È lo stesso vescovo a chiedere alla Beata Vergine un aiuto nel continuare a vivere con coerenza e forza di testimonianza un legame con la fede, una devozione per la Madonna di Porto Salvo che ha una lunghissima tradizione negli anni. Purtroppo l'immagine sacra, che di norma viene portata in processione per le vie della città e poi a mare, è stata sempre oggetto di tanta devozione, ma quest'anno è avvenuto tutto in maniera diversa. E se la festa religiosa ha riconquistato lo spirito essenziale, i festeggiamenti pagani purtroppo no. E come si è visto, ieri non c'erano bancarelle nel corso principale di Siderno come da tradizione e nessun fuoco d'artificio per salutare la statua della Madonna. Questa festa interessa tutta la comunità sidernese, anche quella parte che non si professa cattolica. Più volte ho letto che tutta questa comunità si ritrova in Maria di Porto Salvo, che venera come sua patrona. Possa la Vergine di Porto Salvo benedire e accompagnare la vita di questa città, i ragazzi, i giovani, gli adulti, le famiglie, gli anziani, i malati, i più poveri. A lei chiediamo aiuto nel continuare a vivere con coerenza e forza di testimonianza questo legame di fede. Sappiamo che la devozione alla Madonna di Porto Salvo ha una lunga tradizione. Gli uomini e donne di questa comunità hanno sempre circondato di venerazione la Vergine Maria, l'immagine sacra che di norma viene portata in processione per le vie della città e a mare, è stata sempre oggetto di tanta devozione. In essa è impresso il volto di una donna che è bellezza, fonte di speranza, richiamo alle realtà del cielo, al Dio creatore e padre. Questa festa e la venerata immagine della Madonna sono espressione della fede di questa comunità, memoria di vissuti lieti e tristi, di lacrime versate e di tanti momenti di gioia. Celebrare allora questa festa è conservare e vivere una precisa identità religiosa, una identità cristiana che contraddistingue i momenti forti della vita della comunità. A Maria, pertanto, chiediamo di saper vivere questo tempo di pandemia come un'opportunità di crescita, di riflessione, di scoperta del valore e dell'importanza del vivere in comunità, dell'abitare il territorio in modo nuovo e rispettoso della casa comune. In questo contesto sappiamo che le nostre attività pastorali possono esporre ad un particolare rischio di contagio o perché svolte in gruppo, come le celebrazioni liturgiche, gli incontri di catechesi, oppure per la loro stessa natura, come le attività di un coro. Questo esige una maggiore attenzione e cura delle relazioni in ambito ecclesiale. Di conseguenza, siamo chiamati come comunità cristiana ad incentivare il più possibile l'accesso alla vaccinazione dei ministri straordinari della comunione eucaristica, di quanti sono coinvolti in attività caritative, dei catechisti e degli educatori, dei volontari nelle attività ricreative, dei coristi e dei cantori. Anche se la normativa attuale non prevede l'obbligo vaccinale né richiede la certificazione verde per partecipare alle celebrazioni e alle attività pastorali in senso stretto, catechesi, attività caritative, eccetera, è necessario impegnarsi nel limitare i rischi di trasmissione del virus, ancora molto pericoloso per le sue varianti. La festa liturgica odierna è quella della Natività di Maria, che ha generato il Cristo, il Figlio di Dio, venuto così ad abitare in mezzo a noi. Come
come madre, Maria ha tanto da dire a questa comunità che vive in un momento importante della sua vita civile e sociale. Dopo 3 anni di commissariamento torna a scegliersi democraticamente i propri amministratori. So del fervore cittadino per le prossime votazioni. Un fervore che si esprime anche attraverso i tanti candidati, 170 se non erro, iscritti nelle liste dei 5 candidati a sindaco. Penso che tutto questo esprima il forte desiderio di partecipazione democratica. Vorrei ricordare in particolare ai fedeli cattolici che votare è un diritto dovere di tutti, vera espressione di sensibilità democratica. Il voto è libero, ma non può essere comprato né essere oggetto di scambio di favori. Nell'esercitare questo diritto dovere, volendo arginare fenomeni gravi che inquinano la pubblica amministrazione, quali sono la corruzione e i condizionamenti di stampo mafioso, la scelta deve cadere su persone che amano il bene comune, capaci di cogliere le esigenze della comunità, pronte al dialogo e al confronto su programmi di larghe vedute.